Diciamo che è nato tutto sulla scia dell'esperienza fatta con Totò Sapore. Totò Sapore era un cartone animato, lì ho fatto le musiche, 3 anni fa. E quindi, visto che si parlava di cartoni animati, di favole, mi è venuta in mente di prendere questa storia, che ho già elaborato in passato, del pifferaio magico, perché pensavo che avesse tanti risvolti divertenti per evidenziare, per sottolineare dei paradossi della realtà di oggi. E nell'attesa del musical e della favola, del cartone animato, ho fatto un disco e ho pensato di coinvolgere i musicisti, i gruppi del panorama rock italiano di cui avevo stima e che avevano stima di me. E quindi Alex Britti, Raff, I Negrita, il Sultano System, Jovanotti, Piero Pelù. Io sinceramente non pensavo di arrivare ad avere 18 pezzi, 19 pezzi, 19 canzoni cantate e suonate dalla musica rock italiana. I primi a finire il brano sono stati Negrita e mi è piaciuto perché sono rimasti Negrita fino in fondo. Poi anche sul sound system, anzi sul sound system, ho detto ragazzi mi raccomando, dovete essere proprio sul sound system di annata, anzi inventatevi qualcosa anche in dialetto, perché questo era l'obiettivo, fare in modo che ognuno facesse parte del musical rimanendo fino in fondo se stesso. È perché la favola è un'impalcatura che ti dà la possibilità di raccontare dei fatti di oggi, i paradossi di oggi, le contraddizioni di oggi, però evitando la retorica, evitando di essere troppo paternalistico o addirittura moralista, perché è tremendo, cioè a nessuno di noi, come dico spesso, piace sentirsi fare la lezione di morale. Per cui la favola, soprattutto questa del pifferaio magico, aveva già nella sua impalcatura originale, canonica, tutta una serie di meccanismi che mi si prestavano a raccontare quello che succede adesso, il fatalismo, il vittimismo, la rinuncia della gente a condizionare il potere, questa relazione che c'è tra il potere e la massa. E il potere riceve linfa dal vittimismo e dalla mancanza di partecipazione della comunità. Laddove c'è una comunità che si configura, che partecipa, che è cosciente, laddove c'è coscienza sociale, il potere è meno bieco, meno ottuso, meno gretto, meno potente, cioè nel senso che è la massa, è la comunità che è potente. A un certo punto il pifferaio salva i bambini, porta via i bambini, li sottrae appunto agli influssi negativi del potere della televisione, della droga della televisione, e li porta in un posto, messo quell'isola ideale, a bordo di un'astronave, ci sarebbe l'utopia. La famosa utopia di Thomas Moore, o l'isola che non c'è, chiamiamola come vogliamo, però in un posto dove non esistono appunto convenzioni, dove i bambini ricevono delle indicazioni in base a quello che oggettivamente noi vediamo, e cioè, tra l'altro, per esempio, che sul nostro pianeta non esistono diverse razze, ma soltanto una razza, la razza umana, che si è diversificata apparentemente in relazione al clima, al sole, al tenarsi delle stagioni, alla melanina, però è evidente che gli umani sul nostro pianeta, al di là del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali. Però dobbiamo porla sotto questo aspetto per fare in modo che i bambini siano svincolati da pregiudizi. E per fare questo bisogna parlargli dell'evoluzione della specie, bisogna parlargli di Darwin e bisogna raccontare, magari anche in modo divertente, ai bambini che nel nostro pianeta è tutto in continuo movimento. Soltanto così loro potranno guardare al loro coetaneo, che apparentemente sembra che c'è una razza diversa, come a un loro fratello.